Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come rimuovere una persona da un'immagine grazie a questa intelligenza artificiale di Photoshop 2023, la nuova versione. Quindi, ed è anche molto comodo perché prima su Photoshop ci volevano un paio di cose solo per rimuovere una persona, sistemare anche l'immagine. Ora, grazie a questa nuova versione, tu basta che selezioni l'immagine anche a caso, selezioni così l'immagine a caso, la persona, e te la rimuove. Te la rimuove. E poi esce un grande capolavoro. Come puoi vedere, ho fatto anche uno short su YouTube e ho rimosso questa SWOT in Spider-Man. E come puoi vedere, ho selezionato e c'era un riempimento generativo e poi ho scritto remove people, così dovrebbe, dice solamente inglese, e come puoi vedere, ok, un attimo che si carica ed eccola qua, cioè ha tolto così la SWOT e ha aggiunto questi, tanto che si abbinano all'immagine, ok? Quindi in questo caso, in questo breve tutorial, ti spiego come rimuovere una persona da un'immagine. Quindi iniziamo prima a prendere un'immagine. Io ho scaricato così un panorama e adesso non mi resta che prendere un lazzo. Questo è lo strumento lazzo. Seleziono così la signorina qua, faccio così. Voglio anche vedere se rimuove l'ombra, quindi faccio così. Ok, riempimento generativo e scrivo remove people e vediamo cosa esce fuori. Ok, ha rimosso così la persona, ma c'è anche l'ombra. Vediamo un po' cosa esce con le altre opzioni. Ah, cambia un po'. Cioè, aggiunge anche le piante. Sì, aggiunge anche le piante. E niente, ha rimosso così la persona dall'immagine. Ora, proviamone un'altra. Quindi tolgo questa, non la salvo, proviamo quest'altra. Ok, vediamo questa. Allora, io faccio di nuovo questo metodo, quindi prendo il lazzo, faccio così pure a caso, non bisogna essere degli esperti, ma proprio persone perfette, potete anche fare così, collegate così il lazzo. Questa volta ho preso anche l'ombra, riempimento generativo. Non solo possiamo scrivere remove people, possiamo anche mettere add. E aggiungiamo qualcosa e l'intelligenza artificiale di Photoshop metterà qualcosa in questa immagine. Io adesso faccio sempre remove people e non ci resta che aspettare. Poi vabbè, dipende anche dalle prestazioni del tuo PC. A me Photoshop lo mantiene abbastanza bene. Ok. Oh, ha tolto anche l'ombra. Ha aggiunto qualcosina? Si sta aggiungendo qualcosa? Eh già. No, è perfetto, cioè è perfetto. Ha rimosso così la persona da questa immagine. E adesso vorrei provare a fare una cosa. Quindi io voglio provare anche ad aggiungere qualcosa. Quindi faccio così. Quindi faccio così e metto riempimento generativo. Add stone. Vediamo cosa esce. Aggiungo una pietra, una persona, altre persone. Ho aggiunto così una pietra. Così è. Ora proviamo un'altra immagine. Ok, proviamo così questa signorina su questa roccia. Sempre stesso metodo. Faccio così. Lazzo, riempimento generativo. Remove. People. Ormai Photoshop è diventato così, comodissimo, utilissimo. Lazzo, riempimento generativo e rimuovi quello che devi rimuovere. E poi se sai fare altre cose,
fai, tipo filtri, colore e altro. È perfetto, cioè è perfetto. Che vi posso dire di più? Ho rimosso così la persona dall'immagine. Per questa barra invece qui sotto, vediamo se posso, ok, posso spostarla. Abbiamo rimosso così la persona. Ok, se adesso premo CTRL A, faccio così, CTRL A di nuovo. A controllare, ritorno a questo. Ok, e adesso mi resta che esportare così l'immagine. Esporta come file JPG, qualità molto alta. Esporta e la chiamo che 111 desktop. Salva e aggiorniamo un attimo per vedere e fare un confronto. Ok. Non c'è la persona, però si vedono un po' di pixel e qui c'è la persona. Già. Come puoi vedere, c'è e non c'è la persona. Ed è perfetto. Come puoi vedere, qua ho aggiunto qualche albero in più, qualche pianura in più, assieme a quest'altra collina, un po' di erba. E ha fatto veramente un bel capolavoro. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come usare questo nuovo Photoshop con intelligenza artificiale, la nuova versione 2023, io ti consiglio di iscriverti al canale, di lasciare un like, attivare la campanellina e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!